Siamo qui con la professoressa Carolina Guerini dell'SDA Bocconi. Buongiorno, grazie per essere qui. È stata moderatrice del marketing, del workshop destinato al marketing olfattivo, questo nuovo tema che comunque da qualche punto di vista comunque coinvolge anche il settore della profumeria artistica. Innanzitutto, come è andato? Beh, il convegno credo che sia andato molto bene, sono emersi molti spunti di riflessione sull'utilità del marketing olfattivo e credo che siano stati anche presentati dei casi, delle esperienze professionali molto significative, quindi diciamo in termini complessivi sia il relatore che il pubblico credo che sia stato molto soddisfatto. E ci sono alcuni casi magari che sono stati portati alla sua attenzione, che è rimasta molto colpita, che non sapeva prima l'esistenza. Ecco, abbiamo avuto degli interventi anche dal punto di vista del marketing olfattivo applicato negli Stati Uniti. Sì, ci sono state in particolare, c'è stato particolarmente un intervento che mi ha colpito, che è quello legato alle tematiche della bioedilizia, quindi le case del futuro, il ruolo della domotica e nell'ambito della domotica anche in particolare questo ruolo che l'istinto legato allo stimolo olfattivo quindi il ruolo che questo stimolo può avere nel far che cosa? Nel determinare la necessità di una purificazione dell'aria. Questo è stato lo spunto che mi ha colpito di più. Diciamo che il tema è quello del ruolo del marketing olfattivo nelle case del futuro. Questo è sicuramente lo stimolo che mi è parso più nuovo, più interessante e forse anche lo stimolo che in futuro avrà una maggiore applicazione. Per il momento gli esperimenti di bioedilizia sono ancora ben pochi nel mondo. Beh, sicuramente siamo fermi alle fragranze d'ambiente magari più che all'applicazione intrinseca nell'edilizia. Ci sono altri settori in particolare più predisposti all'utilizzo del marketing olfattivo? Abbiamo visto dei casi relativi agli alberghi, quindi all'hotellerie piuttosto che all'hospitality, oppure vendita di abbigliamento. Quali sono proprio i settori in cui è più sentita l'applicazione del marketing olfattivo? Allora, diciamo che, come ha già detto lei, i settori in cui l'applicazione del marketing olfattivo è già definitivamente avvenuta sono proprio quelli della moda, del fashion e del retail in senso ampio. Centri commerciali, ma anche grande distribuzione organizzata. In realtà l'applicazione più immediata vi è in tutti i settori dei servizi, perché alla base dei servizi c'è la necessità di, si dice, materializzare l'immateriale, e quindi per materializzare l'immateriale bisogna in qualche modo anche pensare alla profumazione, ai profumi, allo stimolo olfattivo e quindi al marketing olfattivo. In questo senso potrebbe essere nuovamente uno dei settori in cui si pratica come l'hotellerie, ma potrebbe essere anche qualunque altro servizio, da diciamo i servizi di entertainment ai servizi per il benessere, pensi alle palestre, alle spa, eccetera. Quindi diciamo che nell'ambito dei servizi le implicazioni sono assolutamente immediate, quindi ci dovrebbe essere anche in futuro un maggiore interesse per arrivare poi a materializzare questo immateriale, no? Di solito appunto si tende a farlo stimolando altri sensi, si pensa meno al marketing olfattivo, ma certamente nell'immediato futuro ci sarà anche un ripensamento strategico in questa direzione. Ecco, parlando di esperienze polisensoriali dedicate alla vendita, all'esperienza di acquisto, quali potrebbero essere altri sensi magari utilizzati? Non so, l'udito, magari delle musiche che facilitano, che comunque incentivano e motivano l'acquisto? Sì, assolutamente sì. Lo stimolo acustico anche durante il convegno è emerso come l'abbinamento tra la musica e per esempio la luce di candele profumate possa essere in realtà la determinante di un'atmosfera assolutamente unica, atmosfera che è quello che i punti di vendita della distribuzione, ma anche come abbiamo detto tutti i servizi di fatto rincorrono. Quindi potrebbe l'abbinamento fra diversi stimoli sensoriali, questa polisensorialità potrebbe essere
lo strumento per il coinvolgimento del consumatore e per realizzare quel marketing esperienziale di cui tanto si parla. Sicuramente sì, quindi un abbinamento fra diversi stimoli legati ai diversi sensi. L'Italia su questo settore non è proprio innovativa o comunque quella che trascina il settore del marketing olfattivo. Dove è iniziata questa tipologia di applicazione? Noi a che punto siamo? Che cosa prendiamo dall'estero? Allora, effettivamente non siamo leader nell'applicazione, però cresce la sensibilità nei confronti di questo tema. L'abbiamo visto anche attraverso i numerosi casi di esperienze professionali italiane. Lo vediamo anche, nel contesto scientifico, con una progressiva attenzione non solo dei docenti, quindi dei ricercatori, nei confronti del marketing olfattivo, ma anche da parte degli studenti, che sono sempre più interessati a queste logiche. La comunicazione in rete ci dimostra come questo tema del marketing olfattivo sia un tema di estremo interesse, quindi credo che nell'immediato futuro ci sarà un recupero e quindi anche l'Italia si allineerà rispetto ai mercati più evoluti da questo punto di vista, che come sempre annoverano ai primi posti gli Stati Uniti e alcune esperienze europee, tra cui quella francese è sicuramente significativa, ma anche forse per la tradizione storica nel settore dei profumi. Quindi credo che ci sarà un recupero, certamente per quanto riguarda, ripeto, la parte scientifica. Se un tempo la produzione scientifica italiana sul tema del marketing esperienziale, in particolare di quello olfattivo, era piuttosto debole, di recente molti colleghi si sono sperimentati in pubblicazioni di interesse per la pratica manageriale, quindi con delle implicazioni manageriali che credo possano essere utili e che diano un contributo. Un'ultima domanda, perché adesso abbiamo parlato di teoria, ma in pratica voi avete dati come SDA Bocconi che raramente si possono incontrare. Gli studi che avete condotto in questo settore hanno portato a dei dati numerici che veramente possono motivare, incentivare le aziende comunque e i punti vendita a implementare il marketing olfattivo? Allora, certamente la premessa è quella che non possiamo contare su dei risultati scientifici che siano universalmente validi. Possiamo invece contare sui risultati di ricerca relativi al mercato Italia in alcuni contesti, tra cui in particolare appunto il fashion, ma anche i servizi bancari. E con riferimento ai risultati che il marketing olfattivo produrrebbe, possiamo contare su alcune conclusioni che sono, ripeto, provvisorie, perché comunque sviluppate solo in alcuni contesti con una certa dimensione del campione, soprattutto riferite solo al mercato Italia, però possiamo contare su delle conclusioni provvisorie ma particolarmente significative, che sono almeno due, direi. La prima è che l'uso degli stimoli olfattivi aumenta la soddisfazione complessiva del cliente, del consumatore, che attraversa un'esperienza di consumo nell'ambito di un servizio. Quindi può essere il retail, può essere, abbiamo detto, una filiale bancaria, ma sicuramente sperimenta una soddisfazione complessiva maggiore. Un altro risultato che è direi semicerto, visto che ho parlato dell'impossibilità di trarre una conclusione unica e generale sui risultati. La seconda conclusione, che comunque possiamo indicare come semicerta, è che il cliente che si trovi in una situazione all'interno dei punti di vendita, all'interno delle filiali bancarie, in cui anche lo stimolo dell'olfatto sia appagato, vede trascorrere più velocemente il tempo, nel senso che ex post non è in grado di indicare con correttezza l'orizzonte temporale di permanenza nel punto di vendita e addirittura lo sottostima, che significa ovviamente che in presenza di stimolo olfattivo c'è un rilassamento, la soddisfazione complessiva cresce e quindi le emozioni negative riducono il proprio impatto. Io
Io la ringrazio, grazie per aver contribuito ad arricchire il nostro calendario di eventi, speriamo di approfondire questo tema anche nelle prossime edizioni. Grazie per essere qui in questa edizione così speciale per noi, speriamo che magari coinvolgerete qualcuno dei nostri marketing nei prossimi casi studio del marketing olfattivo. Grazie, grazie ancora. Grazie.